Mamma mia, il 2020 è quasi finito. E quando arriviamo ogni anno alla serie dei video sui top e flop dell'anno, io sono stra gasata. In più, questo 2020 era anche ora che finisse. Comunque, quest'anno ho deciso di fare una cosa un po' diversa, nel senso, avendo voi visto ogni mese sempre i top e i flop del mese, non volevo essere ripetitiva e farvi un video da 12 ore, perciò sceglierò uno, massimo due, to tre prodotti per categoria, che proprio sono stati super super top, che non vuol dire che i top di ogni mese non siano stati top, ma dovendo fare una super selezione, ho fatto la selezione. Quindi, partiamo subito, cerco di andare anche più o meno in ordine di applicazione del make-up. Top primer, per me sono stati due. L'Elemis Pro Collagen Insta Smooth Primer. Questo primer di Elemis è un primer anti-age, quasi un finishing serum. È eccezionale. Contiene il Cryofirming Complex, estratti marini, eccetera. Va a idratare, avere un effetto tightening, e in più va a levigare le rughe e avere un effetto proprio più disteso. Eccezionale. Eccezionale. E l'altro primer, secondo me, che vince a mani basse come top dell'anno è il Vitamin Glow di Smashbox. Ah, tra l'altro, ho cercato di inserirvi quasi tutti i prodotti usciti quest'anno, non negli anni precedenti. Volevo proprio che fossero prodotti nel 2020. Vitamin Glow di Smashbox, un primer multivitaminico, contiene vitamina B, vitamina C e vitamina E. È come un sorbetto di frutta leggero, va a illuminare l'incarnato, fa durare meglio il make-up, è meraviglioso, meraviglioso. Poi, fondotinta. Allora, li ho divisi per categorie. Partiamo dal top fondotinta matte long lasting. Per me la parola long lasting ci vuole perché sia un fondotinta che a me piace, ok? E per me il migliore, veramente top assoluto di quest'anno è il 16K di Infinity. Ragazzi, che fondotinta. In più, da quando hanno ampliato lo shade range, è già uscito lo 0.5, è proprio il mio colore. È un fondotinta che dura qualsiasi cosa, persino la mascherina, persino l'umidità, persino ai 40 gradi. Io lo consiglio a tutte quelle di voi anche che hanno la pelle molto grassa e tutti i fondotinta non tengono, lui tiene. Ha una durata che è impressionante, nonostante sia una copertura medio-alta stratificabile, rimane comunque sottile sul viso. Lo avete comprato in tantissime, tantissime, so che lo avete amato anche voi. Fondotinta grandioso. Nella categoria long lasting invece, ma luminosi, un po' più appunto luce riflettenti, eccetera, non poteva non vincere il mio grande amore. Estée Lauder Futurist Hydra Rescue Moisturizing Makeup. Fondotinta SPF 45 arricchito da principi attivi di trattamento, 35 ml di prodotto, quindi 5 ml in più dei formati standard. Comodissimo pump, guardate quanto ne ho fatto fuori. È un fondotinta, è quello che indosso in questo momento ed è un fondotinta dal primo momento in cui l'ho provato io me ne sono innamorata. È sottilissimo ma coprente, va ad aumentare la rifrazione della luce e l'idratazione della pelle, ma con una durata nelle ore impressionante. Dovete provarlo, se poi avete la pelle matura, adios. Categoria invece BB cream, CC cream, crema colorata, eccetera, io ho scelto come prodotto, secondo me, super, uber top. Change sempre di Infinity, prodotto con pigmento in sospensione, nickel tested, paraben free, ha un effetto meraviglioso, appunto, voi così faccio, miscelo e si rompono i pigmenti in sospensione e lo vado ad applicare. Un colore universale che si adatta, per me è perfetto più verso l'estate, ma è anche il periodo in cui io ricerco di più questo tipo di prodotto. 5 tipi di acidi ialuronici all'interno, filtro City, solare. Un prodotto eccezionale, anche questo lo avete adorato. Compattante sulla pelle, ottima durata, straordinario. Top invece categoria prodotto proprio estate pura, ne ho scelti due. Vi ho fatto una testa tanta, perciò non potevo non sceglierlo. Body Blur di Vita Liberata HD Skin Finish. Prodotto eccezionale, questa crema morbida la chiamano Instagram in a tube. Effetto bronze, si può usare anche sul corpo, ma io la usavo sul viso. Sottile, stupenda. E prodotto veramente eccezionale, un siero abbronzante con tutte le peculiarità di un trattamento importante, il Nutribronze di Oschia. Questo contiene bakuchiol, vitamina E, probiotici, peptidi, un colorito meraviglioso che esalta l'abbronzatura e va a trattare la pelle. Io usavo solo questo, boom, good to go, prodotto eccezionale, ve ne ho parlato tutta estate. Correttore dell'anno, anche qui possiamo dirlo in coro, 3, 2, 1. Ovviamente,
Estée Lauder Double Wear Insta Fix Concealer. Un correttore che da un lato ha il primer, dall'altro lato il correttore. Io utilizzo in estate il 2V, in inverno il 2C. Ragazzi, è il correttore che ho adesso. Non va nelle rughette, è levigante, è coprente ma non è pesante. È meraviglioso, veramente meraviglioso. E per chi invece cerca un correttore uber coprente, per me quest'anno ha vinto il nuovo di Hourglass che si chiama Vanish qualcosa. Vanish e basta. Io utilizzo il colore Cedar. Allora, inizialmente non lo amavo perché? Perché se ne metti tanto, addio, 20 anni di più. Bisogna metterne poco, ma se ne mettete poco, è molto coprente, ma comunque levigante, nonostante la pasta sia cremosa, si fissa, è veramente un bel correttore, un bellissimo correttore. Cipria dell'anno. Allora, cipria compatta per chi vuole dire bye bye pores, no, quello è il nome di un prodotto. Per chi vuole salutare i pori e levigarsi anche il cervello, senza dubbio la Wave Makeup Velvet Powder cipria compatta. Voi non potete non provare questa cipria. È bellissima. Aumenta anche leggermente la coprenza del fondotinta. Va proprio a... Dove ho un pennello qua? Va proprio a leviga, guardate qua, guardate. Tu la metti dove ci sono i pori? Addio! Pori spariti! Ciao baby! Avete la grana della pelle regolare? Tu la metti? Addio! Non potete non provare questa cipria. È un'eccellenza made in Italy per quanto mi riguarda. È davvero una cipria straordinaria, specialmente se volete la pelle perfetta. Invece in categoria cipria in polvere libera ho scelto senza dubbio Elizabeth Arden. La High Performance Blurring Loose Powder per chi vuole un finish matte ma sottilissimo è quella che ho usato con la blender per settare il contorno occhi, sul resto del viso ho usato la Wave. È una cipria molto molto sottile, molto molto levigante, bellissima, ve ne ho già parlato tante volte. Per chi invece vuole un finish idratato, quasi luminoso, ma non per il glitter, ma perché ha un finish satin, una texture straordinaria, è arricchita addirittura da trattamenti all'interno, senza dubbio la Aloe Fresh Perfecting Powder di Smashbox. Questa lascia a bocca aperta, anche per settare il perioculare, se avete la pelle secca, se avete qualche anno in più, se la provate non la mollate più, io non l'ho mai più messa giù. Poi, andiamo avanti, blush. Allora, i blush dell'anno per me sono stati questi. Del 3CS Thailand Ada, il colore rose beige. Questo è un blush coreano, ve ne ho parlato tante volte. Texture stupenda, colore stupendo, stratificabile. Questo pesca meraviglioso, una polvere molto sottile. Bello, bello, bello. Senza alcun dubbio, i blush che ho usato di più quest'anno per me sono stati questi due di Ofra della collezione con Madison Miller. Io ho fatto una malattia. Sono il colore, quello rosato è Sweet Stuff, quello pescato è Only Need Is Love. Pigmentati, durano tutto il giorno, finish bellissimo sulla pelle, sono due blush straordinari, veramente straordinari per me. Se invece parliamo di... No, andiamo avanti. Bronzer matte per me non poteva non vincere, non potevano non vincere i nuovi bronzer matte di NARS. Hanno un effetto sul viso doppio wow. Io utilizzo Laguna un pochettino più in estate e Vallarta più in inverno. Sono spettacolari, un trito molto sottile, si fonde proprio con la grana della pelle, meraviglioso. E come bronzer luminoso per me ha vinto il COSAS, appunto. Io lo utilizzo light, nel colore light, è un bronzer cotto. Sembra, allora quando voi lo swatchate dici ma cos'è? Sembra quasi poco scrivente e pescatino. In realtà io non lo uso da solo, ma lo uso sopra il bronzer, l'ho usato anche oggi, sopra il bronzer in matte, per dargli tridimensionalità. Wow. Poi parliamo invece di palette di polvere viso. Allora, per quanto mi riguarda, deve vincere la Sara Secret di Peterak. L'ho fatta io. E ovviamente ho fatto la palette per me perfetta per il viso. Con le polveri che volevo in termini di effetto levigato, grana durata, texture, sfumabilità, per me questa palette è da avere. Sapete che trovate anche tutte le cialde vendute singolarmente, almeno Atom, la Banana Powder dovete provarla. Ma anche gli illuminanti sono bellissimi perché sono super sottili, ma non enfatizzano la grana della pelle, ma hanno un'ottima luce riflettenza. Amo questa palette. Ma per essere onesta, voglio citarvene altre che mi sono piaciute molto, tra cui la Love Glow Cheek Palette di Natasha Denona.
Questa vista così non mi dice niente, ma alla fine, specialmente in estate, l'ho usata parecchio. È una palette prettamente di blush e di illuminanti. E voglio citare il trio viso Sassy di Mulac, tutti e due i colori, tutti e due le armonie. Questo è, ne ho preso uno dei due, questo qua è, non è, comunque quello un po' più scuro perché adoro l'illuminante di questo. Nell'altro, in quello più chiaro, adoro molto bronzer e blush, in compenso sono due trio splendidi. Per me Mulac ha fatto un capolavoro con questi trio di polvere viso. Poi, se invece parliamo di duo bronzer e blush, duo bronzer e blush e bla bla bla, insomma duo per il viso, assolutamente, i duo di Cover FX. Dovendo scegliere dei monochromatic blush duo, io scelgo il colore Soft Peach, ma mi piacciono tutti. Applico il bronzer, il blush matte, una bellissima texture, e poi sopra questa sorta di illuminante slash blush topper che dà una tridimensionalità al viso straordinaria. Questi, qualsiasi colore acquistate, cascate in piedi per me. E poi non potevo non inserire tutti e due i duo usciti da Diego Dalla Palma, il Bon Min estivo 341 e l'Universal Duo 346 uscito invece nella collezione invernale. Quello estivo l'ho usato tantissimo. Texture bellissima, durata, sfumabilità. Bellissimo, e quello invernale elegantissimo. Guardate, sono incupiti i toni, sono più freddi, più neutri. Splendidi, splendidi, splendidi. Spero che continuino a proporli perché li adoro. Illuminanti, per me, a parte ovviamente Peterak, non possono non vincere gli illuminanti della linea Dior Backstage. Tutti quanti. Quest'anno sono uscite le varianti anche glitterate. C'erano già in gamma quelle invece più metalliche. Sono tutti meravigliosi. Forse il mio preferito di sempre è lo 004 Rose Gold, credo. Non lo so, faccio fatica a scegliere perché sono tutti bellissimi, veramente. È quello che indosso in questo momento, questo qua più dorato. E assolutamente stessa collezione, ho fra Madison Miller l'highlighter Sea Shimmer. Cosa non è questo illuminante? È quasi un platino, un oro con del platino, guardate qua. No, vabbè. Quest'estate l'ho mangiato questo illuminante. Bellissimo. Se invece parliamo di prodotti in crema per il viso, per me hanno scelto come bronzer, senza ombra di dubbio, Fenty Beauty Cream nel colore Bata Biscuit 02. È un bronzer in crema bellissimo. Mi sono piaciuti anche i blush in crema di questa collezione, ma secondo me i bronzer sono ancora più belli. Super sfumabili, super long lasting, si fondono letteralmente con la pelle. È stata un'uscita, secondo me, di Fenty grandiosa. Come blush non posso non citare per i miei gusti i Nudist Matte di NuSTIX. Forse il colore che ho studiato di più quest'anno è Salty Siren, che è straordinario, ma sono tutti meravigliosi. Io lo sapete quanto uso i blush in crema di NuSTIX, i matte, mi fanno impazzire. Ma guardate Salty Siren cos'è. È straordinario, bellissimo. Tower 28, ragazzi, i loro Magic Hour Blush sono uno spettacolo. Questo è Beach Please, o sono i Beach Please in Magic Hour, comunque avete capito. Guardate la bellezza. Si fondono con la pelle, sono stupendi. Ragazzi, Tower 28, guardate qua che roba. L'intensità, la luce riflettenza. Wow. Come prodotto invece un po' lip and cheek, ho usato fino al disgusto quest'estate, lo sapete perché ce lo avevo in tutte le stories la sera, il Magnetic Lip Plush Paint, sempre di NuSTIX, nel colore Bahama Mama, questa sorta di marroncino che io mettevo così, un po' tic tic sulle guance, sulle labbra, tamponavo perché questo va tamponato e ha questo effetto di wash of color. Quest'estate li usavo fino alla nausea. Come illuminante liquido, per me non può che vincere quest'anno, assolutamente becca, è uscita con gli Ignite, il mio preferito è Passion. Qui parliamo di un illuminante veramente che, a parte che durerà per tutte le generazioni a venire, Passion è un bellissimo dorato, sono super intensi, bellissimi anche da miscela, bellissimi sul corpo. Vi consiglio di comprare magari kit con le mini sights perché questo non finirà mai. Poi,
E setting spray, così finiamo la base. Assolutamente senza dubbio, quest'anno mi sono rivolta più a setting più idratanti e luminosi. Allora, ho adorato il Glow Coco Hydrating Mist di Huda Beauty. Mi piace tutto di questo prodotto. Mi piace quanto è micronizzato, mi piace l'effetto, mi piace il profumo, mi piace tutto di questo prodotto. E assolutamente Dominic Cosmetics in collaborazione con JD Wady 180, yeah. Nella collezione, nel setting spray che si chiama, non si chiama, si chiama così, JD Wady. Questa è una, in realtà è una mist ricchissima di principio attivo che si utilizza anche come setting spray. È super idratante, talmente micronizzata che non la sentite sul viso. Straordinaria. E adoro moltissimo anche il primer di questa linea. Mascara. So che è un argomento che vi interessa sempre moltissimo. Mascara. Allora. Io ho adorato, specialmente nella prima parte del 2020, il Go Big or Go Home di Kat Von D. È quello che ho su anche in questo momento. È sempre un gran mascara. È veramente un gran mascara questo qua. Anche se io ho sempre avuto le mini size. Dovrei provare anche la full, però mi piace molto. È un mascara che va lavorato un po', ma wow. Un mascara che mi ha lasciata a bocca aperta quest'anno, non scherzo, è la nuova formula del Dior Show Iconic Over Curl. Questo mascara di... Ah, ho preso la versione glitterata, vabbè, comunque. Dire drama è dire poco. Qui parliamo di un mascara straordinario, stupefacente, splendido, meraviglioso da avere per me. Altro mascara che secondo me è stato molto, molto bello e che ho apprezzato molto è stato il Lash Brag di Anastasia. Su di me questo dà molte soddisfazioni, è veramente un gran bel mascara, anche qua volume importante, ma Dior. E un volume più elegante, un nero glossato e meno matte, mi è piaciuto moltissimo il volume Fact for Seal Radical di YSL. Come invece mascara waterproof, per me ha vinto di Scott Barne il Pump It Up, perché per la prima volta ho trovato un mascara waterproof che dà anche un bellissimo effetto. Infatti l'ho adorato quest'estate. Sopracciglia, e non ho scoperto granché perché usavo sempre, sempre le Precisely My Brow di Benefit 2.5, 2.75, 3.75. Ma in estate ho apprezzato molto il nuovo Inked Brow di Urban Decay, che però non utilizzo con l'applicatorino perché non ci riesco, ma lo prendo con un pennellino e ha proprio un effetto stain che per quando volete un effetto riempito, super waterproof e leggero, io mi sono trovata molto bene quest'estate. E ho adorato il nuovo Big Boost Fiber Gel per sopracciglia di MAC. L'ho comprato in due colori, tapered e lingering. È come una mousse effetto matte con fibre e veramente sulle sopracciglia fa, ecco, vedi Giulia, fa le cose con lo specchio lontano, fa la differenza, un bellissimo prodotto. Se poi lo spazzolino fosse stato un pochettino più piccolo, è al top. Eyeliner, allora, l'eyeliner nero dell'anno per me è stato il Lollipop Liner di Beauty Bakery, questo qua con come si dice, il feltro, io solitamente li amo di più in peletti, però questo è nero. Nero, ma nero e scrivente, dura qualsiasi cosa, è straordinario. L'unica cosa non mattifica, ma è straordinario questo eyeliner. E eyeliner invece colorati, vabbè, vi ho fatto una testa tanta. I melt, ragazzi. Io oggi, ad esempio, ho su Burnish come eyeliner, che è un borgogna. Li potete usare come ombretti in crema, li potete usare come eyeliner. Infatti, voglio comprare anche il nero, il blu elettrico, li voglio tutti di questi. Il verde oliva è una roba wow, bellissimo. Il caramello per i trucchi nude l'ho usato fino alla noia, bellissimo. Anche questo qua che si chiama Prissy, che è un rose gold, bellissimo come ombretto in crema. Mentre la matita nera migliore dell'anno in assoluto, che se avete problemi di durata con la matita nera, dovete provare questa perché questa è un game changer per quanto mi riguarda. È la Waterproof Eye Pencil Extra Black di Custudio. Dovete provare. Guardate, qua non parliamo di un nero normale, parliamo di un nero addio. Una scrivenza anche nella rima interna. Guardate, quella che ho su, ho già girato due video ed è ancora lì. Dura anche nella rima interna. Oh, straordinaria, bellissima, nerissima, long lasting. Tanto c'è un sacco di prodotto, meravigliosa. Tra l'altro, non so se avete visto il video che avevo fatto dove non mi ricordo se era un IGTV
un video. Comunque applicavo questa insieme al piegaciglia di custodio. Non l'ho scoperto quest'anno, ma straordinario. Questa ben attaccata alle ciglia nella rim interna e il loro favoloso mascara extension. Beh, vabbè. Beh, vabbè. Provatela, favolosa. Mentre come matite occhi colorate, ovviamente adorata, Melt nel colore baked, la matita occhi caramello. Anche qua vi ho fatto una testa tanto, questa tanta, questa matita occhi è wow. Anche qui, quanto l'ho usata questa primavera? La Fenty Beauty nel colore She's a Problem, che è un bellissimo pesca, perché è un pesca luminoso nella rima interna, mi piaceva molto di più del burro, l'ho usata tantissimo. E non posso non citare le due matite di Chanel della collezione autunno, mi sembra, che sono Romance e Psyche. Bene, direi che faccio un po' di pulizia e andiamo alla parte 2, così proseguiamo con le altre categorie. Sono così capra che nel mucchio avevo dimenticato un blush. Assolutamente Patrick Ta, nella collezione Double Take, Do We Know Her, che è il blush che uso in questo momento. E sono questi due meravigliosi che ha fatto quest'anno con crema e polvere. Vorrei prendere, cos'è? She's So LA, un colore del genere, comunque il marroncino. Bellissime. Andiamo avanti! Allora, tra l'altro avete notato il cambio labbra, perché prima, vabbè, andiamo ai top labbra. Assolutamente il Carnation The Day Luxury Cream di Wayne Goss. Vi ho fatto anche il video dove provavo tutta la nuova linea labbra di Wayne Goss. Il rossetto che avevo su prima, cremoso ma long lasting, colore meraviglioso. Che tra l'altro è abbinato a una delle mie matite labbra preferite di quest'anno, che è sempre della linea di Wayne Goss nel colore Natural Berry. È stata quella più rosata che ho usato di più quest'anno. Poi, allora, partiamo per ordine. Matite labbra di quest'anno. Senza dubbio, tutte quelle di Patrick Ta. Ha tutta la fiera dei colori nude, anche un rosso bellissimo. Io adoro le matite labbra di Patrick Ta. Sono molto particolari. Sono come dei triangolini, super, super long lasting, levigranti del contorno, bellissime. Poi, ho adorato questa matita, l'ho comprata anche in full size. Delle Artist Color Pencil di Makeup Forever, il colore Whatever Walnut, che si può usare anche sugli occhi, bellissimo. E assolutamente di Stefano D'Alessandro il colore Cinnamon. Questa l'avete vista anche in altri video. Straordinaria. Voglio provare altri colori di questa linea. Queste sono state sicuramente le mie matite labbra di quest'anno più utilizzate. Rossetti. Allora, il classico rossetto in bullet per me i più belli sono stati. Il più ricercato in assoluto, mi continuo a prendere questo punto del naso. Comunque, il più ricercato in assoluto che ha fatto impazzire l'internet. In Dash per MAC, trovare questa rossetta era stato praticamente impossibile. Poi finalmente è arrivato un restock. Siamo corse per averlo. È del finish Luster. Non poteva non essere nei top di quest'anno. Quanto abbiamo voluto, desiderato e aspettato il rossetto di In Dash per MAC. Poi, questa primavera estate, quanto vi ho annoiato con Sea Sheer di MAC, quanto ho usato questo rossetto. Questo è un pack illimited, ma mi avete detto voi che è in gamma. Un rossetto che dà proprio illumina il sorriso, l'incarnato, un rossetto straordinario, sempre di MAC. Top dell'anno sicuramente. Poi, sempre in bullet così, i nuovi di Makeup Forever li ho adorati. Dovendo sceglierne uno, sceglierei dei Rouge Artist il 170 Rose Flare. Bellissimi rossetti, ne ho comprati 3 o 4, ma ne vorrei di più. Guardate che bello, è un berry, nude berry, bellissimo. Ci volevano anche le campane, perché sì, perché no? Estée Lauder, ho adorato. Io adoro tutta la linea dei Pure Color Envy, sia matte che non, ma questo colore che è il 550 Mind Game mi ha mandato veramente fuori di testa. È proprio un color terracotta con una base cioccolato, ma un sottotono rossastro. L'avevo indossato anche nella diretta che feci con Estée Lauder da Pinalli. Bellissimo. Poi, assolutamente, ho adorato tutta questa linea di Charlotte Tilbury uscita questo autunno o primavera, non ricordo. Dovendo sceglierne uno, vi scelgo Mr. Kisses. Mamma mia. Radicate la linea con tutti i rossettini disegnati sopra. Ma ditemi voi la bellezza, la bellezza, la bellezza di questo colore. I rossetti matte di Charlotte per me sono una garanzia di successo. Lisa Eldridge,
tutti meravigliosi, questi rossetti, sono proprio ricchi, cremosi di pigmento, questo effetto velluto. E il mio colore preferito di quest'anno è Velvet Affair, che è anche quello che andò sold out per primo. Meno male che ero riuscita ad accaparrare, ma guardate, dai, ma cos'è? Ma la bellezza, mamma mia, rossetti di Lisa Eldridge, spettacolo. Se invece parla, ah no. E assolutamente lui, scoperto più avanti nell'anno grazie al kit di Alana Davinson per Nudesticks, della Intense Matte Lip and Cheek Pencil nel colore Royal. È il rosso, mamma mia, mamma mia, quante volte me lo avete visto addosso e ogni volta mi dite, Giulia, mamma mia, che rossetto è? L'ho mangiato anche a colazione. Parlando invece di rossetti liquidi, per me sono stati due. Innanzitutto quello qua su, che è stupendo, Clio Makeup Shop, il colore 90-210. I rossetti del Clio Makeup Shop sono così, non seccano, non mi fanno una riga oscena, sono veramente dei bei rossetti liquidi, una bella formula e questo colore è straordinario. Straordinario e non si sente sulle labbra. E ho adorato questi di MAC della collezione Powder Kiss Liquid Lip Color, in particolar modo Over the Top e Mullet Over. Non si asciugano, ma hanno un effetto come di labbra di velluto. È un effetto bellissimo. Dovete provarne almeno uno. Sono straordinari. Non è che sono no transfer o si asciugano come questo, ma sembra davvero un velo di polvere idratante sulle labbra. Splendidi. Se invece parliamo di rossetti lucidi in bullet, per me hanno vinto senza dubbio Dior e la nuova linea di Stellar Halo Shine. Io ho adorato il colore 667 Pink Star, ma vorrei prendermi dei colori più nude perché li ho tutti rossi, fucsia, eccetera, ma io adoro i nude. Comunque questo colore è straordinario, guardate qua. Luminosi ma long lasting, illuminano tantissimo l'incarnato, bella piacevole, sembrano quasi dei gelé, bellissimi. E mi sono piaciuti da pazzi quelli di Fenty, che si chiamano Sleep Shine. In particolar modo io ne ho comprati due, ma quello che ho usato di più è il colore 05 Glazed. Me l'avete visto una miliardo di volte, specialmente con le mie matite labbra nocciolose. Bellissimi, proprio un effetto juicy, non si vede niente. Bellissimi, bellissimi questi qua di Fenty. Oli labbra top del 2020 per me sono stati Dior Lip Glow Oil Color Reviver Cherry Oil nel colore 012 Rosewood. Bellissimo. L'idratazione di un gloss e la brillantezza di un gloss. E ho stradorato il Lip Oil Wet nel colore Malibu di Kosas. Anche di questo l'ho avuto in mille video, me l'avete chiesto mille volte. Se invece parliamo dei gloss top del 2020, proprio hanno vinto per distacco dagli altri i miei glossy Tower 28. Bellissimi, super glossati, super rich, bellissimi colori, bellissimi, punto, adorati. Bene, allora, top ombretti liquidi. Per me, proprio, ma in assoluto, ve ne ho parlato anche qua fino alla noia, i Melted Chocolate Matte Shadow di Too Faced. Vi avrei messo ovviamente anche i miei adorati di Huda Beauty, quelli doppi matte shimmer, ma non sono usciti quest'anno. Questi invece usciti quest'anno li ho adorati. Leviganti sulla palpebra, facili da sfumare sia con le dita che con i pennelli, durano e non si muovono più, sia come base sia da soli, adorati. Prima o poi li avrò tutti questi qua. E come ombretto invece più multiuso perché si può utilizzare anche sulle labbra, eccetera, io ho adorato Interstellar di Lindalberg Cosmetics. È come un oro multireflex, guardate, che voi potete mettere sull'ombretto, sul rossetto. A me piaceva moltissimo all'angolo interno come tipo punto di glitter, bellissimo anche su altri ombretti, bellissimo al centro, bellissimo dappertutto. Sono usciti nuovi colori, li voglio provare. Se invece parliamo di ombretti mono protagonisti che per me sono stati i top del 2020, sono stati senza ombra di dubbio, sempre della linea di quelli liquidi di MAC, i Powder Kiss Soft Matte Shadow, ve ne ho parlato fino alla nausea, e se dovessi sceglierne uno sceglierei Devoted to Chili. Sfumabili, facili da mettere, effetto vellutato, bellissimi. Ho adorato dei mono di Pat McGrath, il colore Corrupt Copper, perché è una sorta di copper ma con dell'arancio. È un colore particolarissimo, bellissimo. Ovviamente, questo possiamo dirlo in coro, i Lid Lip di Lime Crime.
splendidi questi ombretti, provatene almeno uno, sono dei game changer, veramente. E ho trovato straordinari questi ombretti di MAC, di Foiled Shadow della collezione estiva. Alla fine forse il mio preferito è Tide and Seek, che è il... Guardate, guardatelo. Ha un effetto quasi come polvere gel. Beh, vabbè. Quanto ho usato questi colori, guardate qua. Bellissimi, bellissimi. Ho usato un sacco anche questo qua che è più bronze, Monaco, Monaco Co. Bellissimi. C'è un sacco di MAC, sono felice perché MAC è un gran brand, ragazzi. Ho comprato tanto di MAC quest'anno, veramente tanto. Poi, e andiamo avanti, abbiamo purtroppo quasi finito. Palette top del 2020. Allora, ve l'ho divisa in palettone, palettine, perché secondo me sono anche proprio due tipologie di prodotto diverse. Allora, parlando di palette piccole, dunque, io ho adorato, per quanto mi riguarda, la Natasha Denona Mini Retro. Vista così non dice niente, ma in realtà ha questo salvia pazzesco. Questo rosa pesca, poi aveva i corrispondenti matte, il rose gold, e viene un trucco semplice ma elegante e non scontato. Io non amo solitamente le mini Natasha Denona, ma questa per me è stata splendida. L'ho usata con piacere e più volte. Anche perché escono talmente tante palette che io mi sono accorta che tanto che piacciono, tanto che dopo 3 mesi te la sei dimenticata, perché ne sono uscite altre 20. Quindi in questo video ci sono proprio quelle che ho preso tanto, che mi sono ricordata che mi è venuta voglia di parlarvene, voglia di usarla, che ve le chiedevo sempre, cioè ve le volevo parlare sempre. Sempre piccola, uscita nell'ultimo periodo dell'anno, ma non poteva non essere qui. Dior della collezione Golden Nights di Natale nel colore Black Nights. Mamma mia. Per gli amanti degli smoky, questa palette per me è stata epocale, con una formula straordinaria. Guardate qua. Faccio vedere, tipo, non so. Ok. Boom. Bagnati poi. Addio. Ok? Sempre di palette piccole, non posso non inserire almeno una delle Cutie Palette di quest'anno perché Nabla ha fatto un lavoro eccezionale e ho scelto la Platinum proprio perché è tanto diversa dalle classiche palette calde e mi piace moltissimo ad esempio abbinare Luxurians con Aristocracy insieme. Sono bellissimi, guardate anche Gem System, Rich Darling. È da avere per me la Platinum, anche usata con altre palette dove avete più transizioni, però è straordinaria. E ultima, ma non per importanza, per me è stato un top assoluto dell'anno, nonché la palette con cui mi sono truccata oggi, insieme a quella grande che vedete dopo, Charlotte Tilbury Fire Rose. È diventata il mio quad preferito in assoluto di Charlotte Tilbury. È quella che ho qui, proprio ho usato lui nella prima parte, lui nella seconda, lui nella piega, nella via esterna, lui come topper e poi le sfumature le ho fatte con un'altra palette. Stupenda, da avere per me. E le palette grandi top dell'anno e quella con cui mi sono truccata oggi, Sigma Corderosa. Uno splendore di palette, quanto l'ho usata, io ve la straconsiglio. E ho fatto le sfumature proprio con questo e con questo oggi e un pizzico di questo. È una palette scrivente, particolare, bella, calda ma non scontata perché ha comunque dei pesca, dei rosa antico, è una palette straordinaria, bellissima, bellissima. Altra palette per me top quest'anno, grande, che doveva essere in questo video, lo ammetto, è la Maddie Ziegler per Morphe. Io ho adorato questa palette, ci siamo anche truccati insieme con questa palette, trovate il video qua su YouTube. Cioè, ha delle texture anche molto particolari, vedete? Guardate questo, sembra bagnato. O anche dei pastel molto scriventi, guardate Go Home. Oppure mi era piaciuto molto Candy. Cioè, è proprio una gran palette. Se c'è ancora, non ve la lasciate scappare, veramente. Non ve la fate scappare. E l'ultima palette grande, che per me è stata veramente la top del 2020 e che conclude questo video, è la Tiny Marvel, che ha firmato Mel Thompson con Sydney Grace. Questa palette purtroppo la vendono solo sul loro sito, purtroppo si paga la dogana, ma mamma mia, mamma mia. Particolare e meravigliosa, una performance degli ombretti da rimanere a bocca aperta, guardate qua. Ok, boom. O tipo.
E sono talmente tanto scriventi da rimanere a bocca aperta. E poi è diversa. Non le ho prese perché sono una capra, però vorrei dare una menzione particolare alle 5 colori di Kaleidos. Le ho comprate praticamente tutte e sono veramente delle palette stupende, quindi anche loro meritavano una menzione in questo video. Bene, questi sono stati i miei top 2020 make-up. Non so in che ordine vedrete i video, ma usciranno anche ovviamente i top 2020 low cost, usciranno i top skincare 2020 e i top profumi 2020, sia low cost, no, anzi, farò i top 2020, punto, e poi farò magari i miei profumi preferiti low cost più avanti. Bene, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e se vi va, perché sono super curiosa, scrivetemi nei commenti quali sono stati i vostri top 2020. Io vi mando un bacione grandissimo. E al prossimo video!